Mercury Comics. Ed eccoci dopo Armand Baltazar, che è ancora ai nostri studi perché sta facendo un disegno che poi vi faremo vedere. E con noi una vecchia conoscenza di Mercury Comics. Dunque, come vi abbiamo già detto, ridetto e stradetto, lo diciamo ancora però perché ci fa tanto piacere, noi quest'anno festeggiamo i 10 anni in cui parliamo di fumetti, illustrazioni e quant'altro. E in questi 10 anni uno degli autori che è sempre stato con noi è quello che è al mio fianco, Bigio. Ciao a tutti. Ciao Bigio. Microfono, ciao, se no non ti sentono. Ok. Ciao a tutti. Allora, Bigio, lo abbiamo accompagnato dalle prime tavole di Drizzt, che piano piano muoveva i suoi passi, e oggi siamo arrivati alle ultime tavole di Drizzt. Oh, sono riuscito a finire qualcosa. Grazie. Perché il problema è che tu cominci sempre cose nuove, esatto. Quindi riuscire a portare a termine qualcosa potrebbe restituirti un po' di tempo. Non ci crede infatti nessuno che ho finito un fumetto. Ancora serpeggiano voci, no, continuerà. Dunque, qui sul tavolo, che voi non vedete in questo momento, ci sono alcune cose che vi faremo vedere piano piano nel corso della trasmissione, perché forse vi ricordate che Mercury Comics dà dei premi. Bigio ha vinto il premio come autore più eclettico che noi abbiamo mai conosciuto, perché partendo da un fumetto è riuscito a scrivere un fumetto, diversi fumetti, scrivere un libro, creare dei giochi, e la cosa bizzarra, diverse tipologie di giochi di carte, sì. E gioco di ruolo, esattamente. Board game, ne vogliamo parlare? Che è un progetto che chissà arriverà forse. Quindi, a parte il fatto che copre quasi 3 trasmissioni di quelle che abbiamo in Radio Impronta Digitale, ma questo è un dettaglio marginale, la cosa che è incredibile è che tutti questi mondi sono collegati tra di loro. Sì, non solo nel mio cervello. Ecco, diciamo. Non solo nel tuo cervello. E l'elemento che ha fatto poi da collante a tutti quanti, cominciamo a farlo vedere, è questo signore qua, che si chiama The Author. Indovinate un po' chi è l'Author? Beh, no, non sono io, chiaramente sono più grasso. Tu, certo. È più magro, è più bello. Allora, cominciamo da The Author, perché insieme a Drizzt anche The Author finisce. Esatto. E ora The Author, ormai vengo qui e parlo di The Author per tipo la terza volta. Andate a cercare le vecchie puntate. Esatto, ecco. Allora, facciamo una brevissima sintesi di The Author, tanto appunto ne avete già sentito parlare. C'è un autore e le muse, quelle classiche, che convivono con lui ogni tanto in casa, lo perseguitano, fanno cose. Certo, in realtà ce ne sono anche molte altre nuove, perché nel tempo le arti si sono evolute, e sono create, e quindi sono arrivate un sacco di altre muse. Tipo la musa dei videogiochi, per esempio. Tipo, per esempio, esatto. Chiaramente nella casa dell'autore girano quelle che più lo aiutano in quello, certo, che fa. Lui scrive racconti, scrive fumetti, scrive giochi, e quindi si ritrova con la musa della commedia, quella della tragedia, e le due muse dei giochi. Dei giochi, sì. E The Author, diciamo, è il collante tra tutti questi mondi, perché ogni tanto l'autore scrive libri, ogni tanto scrive giochi, ogni tanto scrive fumetti, e se ne parla in The Author. Passando velocemente da The Author a Drizzt è andato avanti per quanti episodi? Perché poi alcuni li hai spezzati. In realtà sono 10 serie, sì. Però una mi è sfuggita la mano. Ho fatto tipo 500 strisce e l'hanno dovuta spezzare in 2 volumi. Quindi 11 volumi per 10 serie. Sono 11 volumi, esatto. Beh, E Drizzt è appunto uno dei fumetti che è scritto dall'autore di The Author. Certo. E quindi in questo senso. Quindi no, ci sono quarte, quinte pareti che saltano. Tutto io passo attraverso come se fossi etereo. Okay? E entrambi i fumetti quest'anno arrivano a Lucca con l'ultimo volume. Arriviamo anche a questo, Drizzt, ultimo volume. Drizzt per Shockdom, che ha l'intera serie, sì. E The Author per Minigames, che ha rilevato gli ultimi 2 volumi di The Author. I primi 2 infatti, sono sempre di Shockdom. Infatti The Author lo trovate, i primi 2 volumi di Shockdom, secondi 2 volumi di Minigames, ma, e qui viene fuori la mia parte di fumettista compulsivo, ringraziando Dio, anche perché se non lo andavo a percuotere personalmente, il formato è lo stesso. Identico, abbiamo chiesto a Antonucci, lo stesso grafico che si è occupato dei primi 2 volumi, di fare i secondi 2 praticamente identici. La mia eterna gratitudine per questa cosa, perché io amo ricordare questa cosa, che
Black Sad è stato bistrattato su questa roba. Smettila di bistrattare Black Sad. Vorrei parlare anche delle due edizioni di Sky Doll, anche quello sì, ma sosteniamo un pietoso velo su questa cosa. Infatti noi siamo piuttosto attenti al formato dei fumetti perché è uno dei premi che diamo spesso. Ok, bene. Quindi chi lo cambia non lo prenderà mai il premio. Attenzione. Ok, detto. No, volevo dire che entrambi sono terminati, sì. E qui in Minigames, qui all'Area Games, hanno fatto gran festa, sì. E hanno, no, veramente hanno fatto uscire delle miniature, delle mini statuine. E adesso arriviamo. Celebrative. Cominciamo. Esatto. Quella è una miniatura d'Italia, Italia. Bellissima, con la maschera della commedia in mano, lei è la musa della commedia ovviamente, andiamo con sulla. Tanto di colonnina col nome greco sotto inciso, e sono tiratura limitatissima, la scultrice ne ha fatte veramente meno di un centinaio di copie. Poi vi diremo alla fine della visione delle miniature la tiratura limitatissima. E poi sono uscite anche le miniature sia di Baba Yaga, che è uno dei personaggi più amati, grazie, della saga di Drizzt, sì. Che di Drizzt, e... queste miniature bisognava prenotarle prima per avere questa edizione speciale dell'ultimo volume della saga con miniatura inclusa. Per chi ascoltate. È inutile dire che sono tutte esaurite, non ce ne sono più, è inutile che venite in stand a chiederle. Quelle che vi stiamo facendo vedere, ve le stiamo facendo vedere per sfregio, così per farvi soffrire, sono le mie, ok? E quindi non si possono più prendere. Però i volumi ci sono ancora, ecco. Certo. E soprattutto se siete qua a Lucca, potete andare da Bigio perché ve li illustra, ovviamente farete una discreta coda, ma questo vabbè, a Lucca si sa. Ma non è finita qui perché abbiamo detto che c'è un gioco di carte e c'è anche il gioco di ruolo. Il gioco di ruolo ovviamente ha delle avventure e qui abbiamo un'avventura che è fatta proprio per fare la coda a Lucca. Esatto, allora in realtà il progetto del gioco di ruolo si è lentamente concluso, ormai il gioco di ruolo è uscito 4 anni fa, abbiamo fatto, sì, già 2 riedizioni del gioco di ruolo perché andava esaurito, lo ritoccavamo, rimettevamo le regole in campo e rivedevamo tutto. E io sto già leggendo quello che c'è dietro. Quest'anno c'è una dedica di Andrea, che è l'editore di Minigames, che me l'ha dedicata. Abbiamo deciso di fare uno spillatino con un'avventura che è stata partorita da una mia idea malsana un giorno che si vede non digerivo bene la lasagna, e ho tirato fuori questa avventura di 30 pagine e Andrea invece di dire ok guarda questa qui la distribuiamo in PDF gratuito come abbiamo fatto con altre avventure in passato che le trovate sulla mia pagina, e questa qui ha detto no, facciamoci uno spillato con una sketch cover perché mi sembra che tu a Lucca non lavori abbastanza. No, io, va bene, non avevo capito la sicuri luce. Sicuri pensavo fosse ironico e invece ho trovato, non lo era. Mi piace anche il fatto che c'è scritto questa è davvero l'ultima e poi è il numero 110 di 100. non avevo notato questa cosa, sì. Ah ma vabbè, queste sono le copie per gli autori, dai, certo. Hanno fatto 100 copie e poi ce ne sono una decina per noi. Quindi Bigio lo trovate sia da Shockdom sia da Minigames, sì, che disegna compulsivamente a turni alterni, se non sto lì sto là, se anche non sto perché là sto qua, l'ultimo dell'ubiquità ce lo siamo giocato, no, quindi voglio dire. Ok, dunque, e questo è il passato, tu hai tirato una linea, sì. Hai detto beh chiudo tutto, basta. Sì, anche, guarda, vi devo confessare che una cosa non sono riuscito a chiuderla purtroppo, sì. Ma è tutta colpa di Emanuele Tonini, che ecco. Se lo trovate, sono picchiato selvaggiamente, che è uno scansa fatica, lo voglio dire davanti a tutti quanti, è colpa sua. E quest'anno doveva concludersi a Lucca simultaneamente anche la saga di M, che è quel, sì, fumetto, certo, fantasy umoristico che io sceneggio e basta. Lo disegna Manu e lo colora Albo, certo. E è una trilogia, i primi due volumi sono usciti con solerzia incredibile, pam pam, sì, sì, sparati ricordo. Fuori, sì, non, come sa, 2014-2015. E poi si è arenato. Il terzo volume nessuno l'ha più visto. Quest'anno Manu ha ricominciato a disegnarlo, ma ovviamente con i suoi tempi ciclopici, e quindi non siamo riusciti, abbiamo saltato Lucca, perché altrimenti sarebbe finito anche quello. Ma fai una 24 ore di fumetti e obbligalo, ah, guarda, e lo fai nella 24 ore. 24 ore di fumetti, Manu, veramente già è tanto se fa la 24 tavola. Mesi di fumetti. Vabbè, no, ma adesso ha ripreso a lavorare, pensiamo di concluderlo per prossima primavera, quindi anche quello finirà. Il 2020. E quindi, esatto, e quindi avrò chiuso con tutti i miei lavori del passato e potrò lanciarmi in nuove avventure. Però qualcosa già si vede, stai postando qualcosina su Facebook. Sai qual è la maledizione degli autori, quelli un po' così produttivi, come dicevi, sì.
che io in realtà questi fumetti, dovendoli consegnare per la stampa per Lucca, li ho già consegnati tipo a giugno scorso. Certo. Che faccio poi da giugno? E quindi ho passato l'estate in questo stato di febbrile. Riempi il frigo di mozzarella. Ho un'agendina ormai smembrata a forza di disegnarci sopra. E quindi dalla mia, diciamo, momentanea improduttività è uscita invece un sovraccarico di cose. E ho già aperto una pagina per il mio prossimo webcomic che si chiama Newt e Bobo. Sarà una specie di fantasy fantascientifico. Infatti, ci sono molti tratti molto meno fantasy, molto più fantascientifici. Sto cercando di anticiparmi più strisce possibile, perché come ben sai le mozzarelle sono un problema. Lavoro con tanto anticipo, quindi finché non ho accumulato almeno perché un mi mese, va in ansia. Bravo, vado in ansia, sennò, mi dispiace, non posso andare a fare la spesa perché devo finire di disegnare. E poi finisce che non mangio. Perché io ricordo con ansia la sua ansia quando la prima volta che ci siamo visti mi disse: e se io uscendo andarmi a comprare una mozzarella mi investo? E poi restano senza il finale. E non si fa. Ce l'ho fatta, ragazzi, ho finito Drizzit. È stato un bel sollievo finirlo. Un bel sollievo, mi è piaciuto. Cioè io penso di aver lavorato soprattutto negli ultimi volumi di Drizzit con una certa precisione, metodicità, esatto. Per dirvi, l'ultimo volume di Drizzit, anche se fa parte di una saga lunghissima, inizia e finisce nello stesso volume, cioè i cattivi finali, sì, della serie vengono introdotti nell'ultimo volume. Si esauriscono. Questa è una caratteristica interessantissima di Drizzit, perché te lo puoi leggere anche singolarmente, certo, no? Sì. E quindi, per dire, l'attenzione a questi dettagli per fare in modo che anche se era il volume finale non andasse a ripescare, sennò sai, da, sì, asterisco, come succede in Drizzit 472 pagina. Vedi. No, ok, quindi no, sono contentissimo. Bene, bene. E anche nel tuo cervello si è svuotato tutta un'area che era continuamente alimentata, riservata. Sto scrivendo molto, sì, e racconti, a parte che adesso è finito l'Inktober. Esattamente, perché per chi non lo sapesse, il pazzo qui alla mia destra, oltre a scrivere, vabbè, è vero, a tempo libero adesso perché ha finito le serie, ma si avventura in una cosa che si chiama Inktober, che è per gli inchiostratori. Normalmente un inchiostratore fa l'Inktober, fa la sua immagine inchiostrata, che già non è banale. No, a lui non basta, lui ci fica anche un racconto di qualche pagina dietro, perché non si sa mai. Sì, sì, ultimamente, proprio lo scorso settembre, sono stato a Siviglia, ho fatto un workshop proprio con Jake Parker. Ecco. Quindi sono tornato a casa tutto carico, pompato a mille. Lo farò anche quest'anno. E quindi sì, anche quest'anno. Di solito io l'Inktober un po' lo tradisco perché lo faccio in digitale per risparmiare, sì, tempo. Quest'anno ho detto no, perché? No, perché non farsi del male fino in fondo? Lo farò con le pietre sul muro, come. Cioè, no. In realtà ho deciso di farlo a inchiostro a mano, quindi infatti allo stand ho anche qualche disegno che è scampato alla vendita. Faccio le foto e posto assieme a un racconto come tutti gli anni. Per chi non fosse avvezzo all'Inktober, è una tavola al giorno, quindi vuol dire che ogni giorno che ottobre manda in terra Bigio scrive una tavola con un racconto e il disegno allegato. Esatto, infatti quest'anno sono arrivato ad avere un ammontare di 90 racconti illustrati, perché certo, poi ognuno ha un'illustrazione. E adesso comincia a diventare un progetto interessante, perché mi sto permettendo di proporlo, ma visionare, in modo che magari se ne potrà fare qualcosa, un libro, qualcosa. Anche perché è un libro che per ogni racconto c'è anche un'immagine, quindi 90 micro racconti. Faccio la concorrenza a Asimov, ma tu ne hai fatti solo quanti erano? 44 micro storie. Io invece 90. Ti ho doppiato. Scusate. Beh, giusto, scusa. Allora, quando, se volete cercare Bigio, ovviamente lo trovate su Facebook, Instagram, lo trovate su Instagram. E Newt e Bobo sarà pubblicato anche su Instagram. Ok, e lo trovate su Patreon. Ah, su Patreon, certo, se volete vedere un po' di disegni sporcellosi. Giustamente, Patreon, perché una delle cose che è nata l'anno scorso, mi pare, era, sì, il fan service si paga a parte. Si paga a parte. Quest'anno è uscito il secondo volume, che si chiama NSFV, che vuol dire un acronimo inglese che vuol dire che roba sporcellosa. Sì, perché lì trovate tutte le varie eroine dei volumi che, diciamo, sono un po' più discinte del solito. Esatto. Beh, su Patreon
Patreon attirano molto le illustrazioni, certo. Le variant insomma sono sempre ancora un po' senza veli così. Che il nostro FTV chi lo pubblica? Lo pubblica Minigames, il primo, il fanservice si paga a parte, di Shockdown. E infatti mi piace, sì, che poi sembra quasi che state descrivendo una cosa, tenete i bambini alla larga. In realtà è un'ottima iniziativa quella di Patreon, perché permette di supportare gli artisti nel fare il loro lavoro. Sì, sì, ma infatti di base io metto sul blog di Patreon fumetti inediti, illustrazioni inedite, niente di insomma oltraggioso, volevo dire, ma non è oltraggioso. Certo. Okay. E poi solamente per chi le vuole gliele spedisco a parte la versione senza veli. La versione pin-up. Pin-up, esatto. Allora, il nostro tempo sta per concludersi, quindi ringraziamo Bigio. Salutiamo i nostri super tecnici Lorena e Giorgio, che okay. sono là dietro, che faticano per noi. Ovviamente Luca Comics and Games, questa intervista come tutte le altre è già su Facebook, tra un po' andrà anche su YouTube. Ciao a tutti. Ciao.